Allora, la domanda a cui devo rispondere è se il pluralismo culturale implichi anche il pluralismo etico. La risposta immediata è sì, naturalmente, perché ovviamente l'etica è parte essenziale della cultura e quindi l'idea che esistano diversi sistemi culturali che ruotano anche attorno a diversi principi etici, diversi sistemi etici, questo sembra semplicemente essere un assunto innegabile dell'antropologia, oltre che della filosofia. No, la domanda è interessante se e come si debba intendere il pluralismo etico. A me sembra che una confusione che c'è spesso è tra pluralismo e relativismo, nel senso che sono due dottrine profondamente diverse. Secondo il relativismo non esistono sistemi per commensurare, comparare, valutare come facendo dei paragoni, diversi sistemi di credenze morali. Faccio un esempio: dire che la tortura è immorale può essere parte di un sistema etico e invece non esserlo di un altro, e a questo punto si dovrebbe semplicemente dire che sono due diversi sistemi di credenze e che non c'è modo di compararli, di commensurarli, appunto relativismo etico. Se per pluralismo etico si intende qualcosa del genere, io non sono d'accordo che questa sia la visione corretta. C'è però un altro modo di intendere il pluralismo, per cui non esiste un sistema etico onnicomprensivo, non esistono principi applicabili in modo univoco e indiscusso a tutte le situazioni. Le situazioni etiche in cui ci veniamo a trovare quando viviamo possono avere delle componenti di volta in volta diverse, magari apparentemente irrilevanti, ma che in verità decidono in un senso o dell'altro. Quindi non c'è una ricetta pronta per applicare i principi morali. E possono anche esistere sistemi morali piuttosto diversi tra loro, ma ciò non significa alcune altre cose che invece sono tipiche del relativismo morale. Non significa che non esistano principi comuni a tutti i sistemi etici, e non significa soprattutto che quando il primo punto può essere ovviamente, possiamo anche trovarci tutti d'accordo, più controverso un secondo aspetto che secondo me è centrale, ossia che io non credo che quando c'è un conflitto morale non vi sia la possibilità di argomentare immaginando che ci siano dei criteri di correttezza. E quando si dice io sostengo una certa tesi morale, qualcun altro la nega, che non ci sia in modo di condurre la discussione su questi temi, avendo di mira l'oggettività, cioè l'idea che si possa raggiungere una condivisione della soluzione del dilemma morale e che si possa essere tutti d'accordo su quale sia la soluzione ideale. Ciò non vuol dire che sia facile trovare la soluzione. Qui stiamo parlando del punto di vista per cui, in linea di principio, è possibile discutere in modo oggettivo e razionale dei conflitti morali. Per altri non c'è questa possibilità, per altri la morale ha a che fare solo con la persuasione. Alcuni, molto diffusi, una credenza molto diffusa, una posizione molto diffusa nel mondo anglosassone, per esempio, la morale è sostanzialmente l'espressione di certe sensazioni, emozioni, passioni che noi abbiamo in certe situazioni. Quindi ci troviamo in una situazione in cui sono coinvolti altri, la troviamo sgradevole, possiamo dire questa è immorale. Questo è l'emotivismo, espressivismo. Sono forme che appunto non hanno a che fare con valori di verità, perché sarebbe come dire questo non mi piace. È un'esclamazione, una forma di espressione dei propri sentimenti che non ha a che fare con un giudizio su come è fatto il mondo, su come dovrebbe essere fatto il mondo. Invece gli oggettivisti, con cui io simpatizzo, ritengono che quando si esprime un giudizio morale si pretende ridire qualcosa che è vero o falso. E quando si pretende ridire qualcosa di vero o di falso si deve essere pronti a dare ragioni a sostegno delle proprie tesi. E quindi queste ragioni possono essere contestate da altri che possono a loro volta presentare tesi diverse con diverse ragioni. E in linea di principio la comparazione è possibile, così come è possibile rispetto a enunciati più chiaramente fattuali, come sono per esempio quelli di cui si occupa la scienza oppure il senso comune. Dire per esempio che Federico Sollazzo ha gli occhiali in questo momento è una tesi su cui si può discutere e poi si possono portare argomenti in favore o contro. Ma la stessa cosa avviene in campo morale, anche se ovviamente i criteri sono più difficili da individuare, criteri intersoggettivi, e l'idea della verità è più, o della correttezza è come dire, più distante idealmente. È un compito sempre difficile trovare dei modi di
di argomentare in ambito morale. Ciò non vuol dire che però, tanto per fare un esempio, abbiamo fatto dei progressi morali, cioè per esempio la morale è diventata molto più inclusiva. All'inizio la morale riguardava un nucleo minimo di esseri umani, sostanzialmente i maschi abbienti bianchi avevano priorità morale e via via però l'ambito si è esteso alle donne, si è esteso alle persone di altre etnie, si è esteso agli infanti, ai bambini, si è esteso oltre l'ambito umano, si è esteso agli animali, si è esteso all'ambiente, quindi in qualche modo l'ambito di ciò che è morale si è esteso e la maggior parte delle persone ragionevoli concordano su questa estensione. Quindi l'ambito della moralità ora copre, si può essere morali avendo diverse tendenze sessuali, avendo diverse tendenze religiose, credendo in diversi sistemi di valori. Questo però è un fatto oggettivo, che noi si ritenga che gli enti morali siano qualcosa di molto più ampio di quanto non lo ritenessero soltanto 200 anni fa filosofi morali anche molto aperti. Quindi vuol dire che c'è stato un progresso morale su cui abbiamo concordato. E mi pare che questo sostanzialmente dimostri che sia un buon esempio di come anche l'etica possa avere criteri di oggettività nel proprio sviluppo. Ripeto, ciò non vuol dire che sia facile individuare il modo di risolvere i conflitti morali, ma significa che non si deve mai perdere la fiducia che sia possibile risolverli in modo razionale.